Allora, siamo qua in compagnia di Davide Ferrario, ma noi di Tran Tran non ci accontentiamo mai e quindi abbiamo messo insieme un'altra volta elementi artistici improbabili da trovare così per strada. Siamo qui ad intervistare Davide Ferrario a casa di Sergio Carnevale, batterista dei Blue Vertigo. Comunque cominciamo la nostra intervista a Davide, poi parleremo con Sergio. Allora, Davide, innanzitutto parlaci di F, questo tuo primo album. Se puoi spiegare anche ai nostri lettori da dove deriva questo titolo e come ti sei approcciato a questo tuo primo lavoro da solista. Sì, beh, il titolo, come appunto ho detto molte volte, è molto semplice. Il mio soprannome con cui appunto gli amici del bar di Monseri ci hanno sempre chiamato, no? Da quando sono piccolo, ed è la lettera iniziale del mio cognome. E quindi voglio dire, ho deciso di usarla come titolo del disco perché in qualche modo l'unico filo conduttore del disco sono io. E quindi, sai, quando ti metti lì e scrivi giù 12.000 titoli, poi alla fine dici, vabbè, però quello più giusto sono io, F, e basta. È un disco che è nato in un tempo molto lungo, è stato scritto più o meno in 3 anni, sostanzialmente tra le camere d'albergo che io appunto frequentavo in quanto turnista e le pause tra i vari tour. Quindi è un disco sicuramente molto eterogeneo, che include un sacco di cose diverse, perché in 3 anni ovviamente uno cambia mille volte visione sulle cose e anche sensibilità, se vuole. Nel tuo disco usi anche delle strumentazioni elettroniche. Io l'ho ascoltato, ho letto anche varie recensioni, varie cose, questo utilizzo di alcuni elementi elettronici. Come mai questa scelta stilistica? In realtà non è una scelta stilistica, nel senso che io ovviamente di mestiere faccio il chitarrista, però di fatto comunque provengo dal mondo dell'elettronica. Io ho iniziato, sì, suonando la chitarra, che poi però ho accantonato praticamente subito per iniziare a concentrarmi su quello che era tutto il mondo della dance. Quindi quando avevo 14 anni ho imparato a usare computer, le drum machine, tutte queste cose. Quindi è una cosa che mi appartiene tantissimo. Il fatto di fare musica con il computer io non potrei eliminarlo dalla mia vita. E devo dire che al giorno d'oggi poi ho ritrovato una felicità in questo, nel senso, e anche un certo feticismo nei confronti degli strumenti, no? E quindi era assolutamente inevitabile che si pensasse. Allora, tu di questo DF firmi sia le musiche che i testi. A parte uno che è Cercando un senso, dove c'è la collaborazione di un nostro caro amico che è Lele Battista, che duetta anche con te in questa collaborazione. Com'è nata? Beh, allora, innanzitutto ci tengo a precisare che Lele probabilmente è il cantautore che stimo di più in Italia al momento, quindi per me era in qualche modo un sogno nel cassetto avere una collaborazione con lui. E niente, sostanzialmente avevo questo pezzo di cui avevo solo la musica ed avevo deciso che nel giro di 2 settimane avrei voluto chiudere il disco. E quindi cosa ho fatto? Ho chiamato Lele, che appunto, essendo il più bravo cantautore che c'è in Italia e anche il più veloce, era la persona giusta al momento giusto da chiamare, e gli ho chiesto di fare una linea e un testo per quel pezzo, e da lì è nato Cercando un senso. Quindi per me è ovviamente un onore, insomma, avere lui nel disco. Allora, nel video che ha preceduto l'uscita del tuo disco, abbiamo visto sui vari siti YouTube che tu racconti tutto ciò che non c'è da aspettarsi da questo album, in maniera anche molto divertente e ironica. Quindi, in poche parole, noi ti chiediamo il contrario: cosa c'è in questo Questa è disco? una domanda a cui non posso rispondere, cioè, ma non che non posso perché è proibito, ma non lo so. Naturalmente, ovviamente, tutto quello che io dico in quel video, che è molto ironico ed è volutamente molto ironico perché mi piace giocare con il contrasto tra il disco, che invece è una cosa molto seria, e invece tutto quello che lo, in qualche modo, che è di contorno è un gioco, no? È una cosa che fa ridere.
non, per rispondere alla tua domanda, non lo so, nel senso che io ovviamente sarò banale, probabilmente, però credo e spero sempre che ognuno riesca poi a trovare in quello che ascolta ciò che cerca, quindi questo è. Spero che ci sia quello che uno cerca. Nello scrivere i testi delle tue canzoni, che sono molto belli, quanto ha influito comunque la frequentazione di grandi artisti come appunto Franco Battiato o Gianna Nannini? Pensi che abbia influito o è una cosa che comunque parte da te, dal tuo modo di essere? Indubbiamente parte da me, perché questa è una cosa che ho sempre fatto anche prima di iniziare a collaborare con loro. Poi sai, c'è tutta una zona di subconscio che uno non controlla, quindi è inevitabile che se tu fai, non lo so, 40 date con Battiato di fila, in 2 mesi qualcosina di quello che lui canta ti entra dentro, voglio dire. Io ci lavoro dal 2004, quindi sono 8 anni, e questo mi fa anche pensare a quanto io sia anziano. E quindi è così, cioè è inevitabile che qualcosa comunque ti travolge, anche perché poi voglio dire è musica e sono canzoni scritte benissimo, con un livello di efficacia che certamente è superiore a quello che posso scrivere io, quindi sì, indubbiamente qualcosa mi è rimasto dentro. Io ho letto nella tua biografia che tu comunque hai avuto anche un gruppo di FSC. Eh sì. E poi siamo di tasti dolenti. Varie vicissitudini mi hanno portato poi a percorrere strade diverse. Adesso che sei appena uscito con questo tuo album da solista, emotivamente che differenza c'è tra suonare in un gruppo o proporre un prodotto tuo di Davide Ferrario e basta? Beh, ti devo dire che questo è sicuramente la dimensione che cercavo. A titolo di esempio ti cito il fatto che io il disco degli FSC che uscì dopo Sanremo e anche promosso quindi dall'evento Sanremo è una cosa che al momento non sento che mi appartiene neanche un po', perché comunque è il risultato di un'operazione di un certo tipo su, non ti voglio dire su costrizione perché sembra un'esagerazione, però comunque su forte indirizzamento. Questo qui è un'opera completamente libera, nel senso che è il risultato di quello che io ho voluto fare, e io quando ho iniziato a registrare questo disco non sapevo nemmeno che fine avrebbe fatto, cioè mi sono chiuso in una stanza e l'ho fatto, non sapendo se l'avrei pubblicato o se l'avrei buttato nel cestino probabilmente. Cioè, e quindi allo stato attuale dei fatti, band o non band, ti devo dire che è una cosa di cui vado orgoglioso, ed è una cosa che mi sento a mio agio di portare, di dare in mano alla gente come biglietto da visita. E tu vivi la discografia da tanti punti di vista, penso che il tuo punto di osservazione sia molto interessante, perché appunto suonando con grandi cantautori come Battiato e poi sei riuscito con questo album indipendente. Quindi secondo me una tua disamina sulla discografia di oggi può essere molto interessante. Cosa ne pensi? Beh, in realtà è complicato, è un argomento molto complicato, nel senso che da quando frequentavo io il mondo delle major, se parliamo di major, le cose immagino siano cambiate moltissimo. Cioè io avevo un contratto con la Sony nel 2007, quando ancora il mondo dei talent show, per esempio, esatto, non era presente. E credo che questo elemento abbia influito in maniera molto forte sul mercato. Ti devo dire che la mia attitudine è indubbiamente indipendente, nel senso che non sono una persona che non ama essere condizionata da esigenze di mercato, mi interessa fare quello che mi piace e farlo nella maniera più libera, quindi senza avere invece i condizionamenti che ho avuto quando ero con una media. Adesso 2 domande che sono un po' dal tuo album. Lo chiediamo spesso. Allora, tu sei nata a Monselice. Quanto è importante anche nella tua musica, in quello che scrivi, il legame con la tua città di origine, la tua terra d'origine? Lo senti o
o no? Ti riferisci al video di Natale, per caso? Sì. Beh, allora, quello ovviamente è stato uno scherzo, nel senso che parto prima dalla domanda che mi hai fatto, sennò poi prendiamo una deriva. Beh, io sono molto legato alla mia terra, questo è dimostrabile. E anche se attualmente comunque vivo a Milano, è indubbio che la provincia di Padova, come immagino in molte zone dell'Italia, se uno fa il mio mestiere offrono un po' poco. E ovviamente sei condannato a venire a Milano praticamente una volta alla settimana. A un certo punto uno decide di spostarsi definitivamente e basta. Però quando io torno, ed è una cosa che faccio molto spesso, infatti per questo non mi manca ancora, perché di fatto ogni due settimane praticamente torno. Sto bene, mi sento a mio agio, è un ambiente che mi è familiare, capito. Per parlare del video, ovviamente quello era un gioco che è derivato semplicemente dalla metrica delle parole, no? Cioè nel fatto che uno piglia Natale allo Zenzero, cioè uno si alza la mattina, no? E dice, sai che però c'è Natale allo Zenzero di Elio che metricamente è uguale a Natale a Monserice, cioè poi inizia a farti il caffè, no? E un po' alla volta ti vengono in mente tutte le frasi e tu dici sì, però non la faccio, dai, non fa cosa cazzo faccio. E poi la fai invece, no? E non mi aspettavo tutta questa risonanza che invece abbiamo fatto 14.000 click in 3 giorni, una cosa pazzesca. Ascolta, io a parte che sono rimasta molto colpita vedendoti suonare dal vivo, è proprio impressionata, quindi poi sono andata a spulciarmi giustamente la tua biografia e quello che mi ha colpito sono i numeri, cioè 8 anni suoni la chitarra, 12 anni scrivi i primi pezzi, 26 anni pianoforte, Sanremo con gli FSC, poi Nannini, Battiato. È vero che essere un po' un prodigio ti preclude alla felicità? No, guarda, allora è sbagliato il presupposto di questa frase, nel senso che io non sono mai stato, ma non neanche mai somigliato per sbaglio a un bambino prodigio, quindi proprio zero. Io sono una persona che ha vissuto una vita normalissima con una forte passione, forse una forte inclinazione. E ho sempre desiderato fare questo mestiere, mi è andata meglio di altri, devo dire, e questo non per meriti ovviamente, ma sono sempre cose che dipendono più dalla fortuna e dal caso. Quindi, cioè io sono... Sei molto modesto. No, assolutamente. Allora Davide, spiega ai nostri lettori e ai nostri ascoltatori quali sono i tuoi progetti per il futuro e dove possono acquistare il tuo album, diciamo noi, e prego. Beh, allora, c'è molto di presente al momento, c'è talmente tanta roba nel presente che in realtà il futuro è ancora come se fosse la prossima vita. Al momento quello che sto facendo è ovviamente, sto suonando in giro con il mio progetto, sto cercando di portare il mio disco alle orecchie di tutti, sto facendo dei concerti in giro da solo peraltro, quindi con tutte queste cose elettroniche che uso io. Sto continuando a collaborare con il turnista sia con Battiato che con Nannini, anche se Nannini quest'anno di fatto è ferma, quindi però una collaborazione che non si è interrotta. E ho alle porte, quindi praticamente la settimana prossima, uno spettacolo teatrale in cui addirittura recito su Falcone e Borsellino, perché siamo a 20 anni dalla strage di Capaci. E che altro? Aspetta, sto producendo un paio di dischi, uno è il nuovo disco di Lorenzo Palmeri, che peraltro ha cantato con me il mio disco. Beh, direi che è abbastanza, poi ci sarebbero anche delle altre cose, però non mi vengono in mente. Grazie mille Davide Ferrari. È stato un piacere. Sergino! Io volevo consegnare direttamente a Davide Ferrario il winner race. Questa la voglio. Questa la mettiamo, la foto, fagli la foto. Aspetta, facciamo un finto scoop.
Sai che io vi ho visti, io no, ti voglio dire questa roba. Quando voi, c'è un elemento che quando voi ricevavate questo, io ero un piccolo fan alla televisione, capito? E mi ricordo Morgan che ha detto, ci deve far sentire vecchi. Ha detto thank you very much indeed. E poi ha detto, ah no, fatti in un fumo per vivere come brutto, è vero? Ha detto questa qui.